Se fosse trovato per ipotesi un documento inedito in cui Aristotele ripudiasse proprio quei punti per i quali lei lo ha riconosciuto come maestro, quale sarebbe la sua reazione? Ma prima che lei mi ha fatto due domande, nella prima ho due osservazioni. La prima diceva che ognuno di noi è maestro. Ognuno di noi Aristotele è il maestro di coloro che sanno, e quindi anche il mio maestro. Però se fosse scoperto un documento inedito in cui Aristotele lo ritratta proprio quei punti che per lei erano fondanti. Povero Aristotele. Ma metterei in dubbio l'autenticità del documento. Metterebbe in dubbio Ma intendiamoci, nella fase della vecchiaia, quando si dice che l'uomo rimbambisce, uno può anche ritrattare le cose migliori che ha detto da giovane o da maturo. Quindi non è da escludere che Aristotele a un certo momento si dimenticasse delle verità che aveva scoperto. Quindi lei, oramai, le verità che lei ha acquisito da Aristotele sono indipendenti da lui. Sì, ma lei mi continua a citare Aristotele, ma io più che Aristotele sono un parmenideo. D'accordo, parmenide, ecco. Ho citato Aristotele, sì. Perché magari è più noto. Sono i miei grandi autori sono Parmenide in primo luogo, Platone in secondo luogo, e poi venendo avanti Sant'Agostino. D'accordo. Ecco, d'accordo. Venendo giù. Poi anche San Tommaso, si capisce, anche Leibniz, che ha dato un grande contributo a questo, e poi è lo stesso Gioberti, il nostro Gioberti, per esempio. D'accordo. L'ha tenuto in considerazione molto più di quello che non abbia fatto la Chiesa Cattolica in quest'ultimo secolo. La Chiesa Cattolica ha sottratto alla condanna alcuni testi di Rosmini, ma secondo me dovrebbe sottrarre anche alcuni testi di Gioberti. D'accordo. Non tutto Gioberti, forse. D'accordo. Forse il gesuita moderno non potrebbe essere sottratto alla condanna, sì. Ma molti altri, la protologia potrebbe essere sottratta. Lì veniva accusato di ontologismo, ma non è veramente ontologismo nel senso che ti credo portare al panteismo. Senta, ancora due domande. Due sole. Sì. Horkheimer, mi pare che abbia detto nella nostalgia del totalmente altro, certamente possiamo riconoscere la nostra finitezza senza nulla sapere dell'infinito. Questa asserzione è d'accordo con la sua analisi del divenire? No, perché noi comprendiamo razionalmente la nostra finitezza solo in rapporto all'affermazione dell'infinito, cioè del creatore. D'accordo. Se un'arca di Noè dovesse ancora salvare una sola delle sue opere, quale lei imbarcherebbe? Questa che ho qui, che è intitolato, sono 20 pagine, intitolato Per una teoria del fondamento. Sì. Potrebbe riassumerla in poche... E l'ho già riassunto, quel discorso qui. Qui sono, vediamo quante pagine sono... Yeah. Sono 53 pagine, ma si potrebbero ridurre anche a 20. Anche a 20 pagine? Sì, anche 20 pagine. Quindi lei salverebbe... Salverebbe questo. Però, oggi come oggi. D'accordo. Domani spero di scrivere ancora. Di fare a tempo ancora a scrivere qualcosa. D'accordo. 20 pagine migliori. D'accordo. Ultima domanda. Ma pensando... questa è già la terza. Pensando ai suoi scritti, avrebbe alcune retrattazioni da fare? Sostanzialmente no, ho visto... basta, ho risposto. Non, quindi sostanzialmente nessuno? No, ci sono dentro vari spropositi, ma anche quegli spropositi lì stavano bene al loro posto. Va bene. Professor Contadini, la ringrazio. Ringrazio lei.